Ciao a tutti, ci rivediamo. Oggi vi auguro buona fortuna e buona salute. Oggi è una buona giornata per te, si prega di guardare il video per chiarimenti. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021. Ariete, cari Ariete, ultimamente l'amore va un po' a rallentatore. Dovete accettarlo senza farne un dramma. Per fortuna presto avrete una concentrazione di pianeti favorevoli che potrebbe far girare il vento. Decisioni importanti da prendere? Aspettate qualche giorno. Per quanto riguarda il lavoro, se arriveranno nuove proposte, valutatele con calma. Il segno dell'Ariete si sveglierà con la Luna in aspetto contrario e questo potrebbe causare un certo calo fisico e anche un po' di nervosismo. Non bisogna demoralizzarsi, però, perché c'è un passaggio di Saturno e Giove nel segno che regala un quadro astrologico migliore e, soprattutto, diverso da quello dell'anno scorso. Un po' di pazienza e tutto inizierà a filare liscio. C'è ancora molta strada da fare e sudore da impiegare nella vostra impresa. Abbiate pazienza e tenete duro. Dal lato sentimentale non potete lamentarvi, però attenti ai colpi di testa del partner. Siate disponibili e accettate qualche critica in amore se siete nate alla fine del segno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 7. Toro, cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, dovete trovare serenità e pace in amore. La parte centrale di questo mese porterà molti dubbi sul partner e sulla relazione, e alcuni di voi potrebbero pensare di voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore potrete cambiare attività. Ma solo se non siete più soddisfatti di ciò che fate. Oggi, il Toro, può iniziare a contare sui benefici di questa luna in buon aspetto che regala energia e vitalità. Bisogna approfittare di questo stato d'animo per concentrarsi sull'amore e sui propri affetti. C'è qualcuno che reclama la vostra attenzione, ma occhio a non prendere decisioni troppo azzardate. A volte abbassate troppo la guardia ed è facile colpirvi. Piccole nubi in amore. Se hai avuto una giornata storta, trova il lato buono in quello che è successo. Hai il dono di trasformare le avversità in un vantaggio per te. Usalo. Il lavoro in tempo di crisi deve sempre venire prima di tutto. Per fortuna o purtroppo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 9. Gemelli, cari Gemelli, oggi, 10 febbraio 2021, avete un quadro molto favorevole, soprattutto in vista del futuro. Le stelle sono promettenti per chi vuole dare una scossa alla propria vita. Tanti pianeti favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avviare nuovi progetti o realizzare idee da tanto tempo nel cassetto. L'oroscopo di oggi parla di stelle che danno una spinta a lanciarsi in qualcosa di nuovo. C'è un cielo per cui diventa quasi impossibile non ottenere cambiamenti e opportunità. Solo chi deciderà di non mettersi in gioco resterà a bocca asciutta. Tutto dipende da voi. Oggi arriverete a raggiungere una pace interiore sufficiente ad appianare i dissidi con chi vi circonda. In questa giornata avrete un appuntamento che in un primo momento vi ecciterà molto, poiché avrete la sensazione di avere a che fare con una persona molto interessante. Non si tratta di lavorare il doppio per ottenere qualcosa, si tratta di appassionarsi per vedere subito i frutti del proprio interesse. Nel lavoro sfruttate le intuizioni che avete avuto in questo periodo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 6. Cancro, cari Cancro, quella di oggi, 10 febbraio 2021, sarà una giornata sottotono dal punto di vista dei sentimenti. Tanti pianeti contrari. Se dovete discutere con qualcuno, meglio aspettare qualche giorno. Per quanto riguarda il lavoro, avete gran voglia di cambiamento e nuove avventure, mancano però i soldi. Oggi la Luna inizia un'opposizione che potrebbe dare filo da torcere ai nati sotto il segno del Cancro. Gestire il nervosismo e l'agitazione non sarà facile ed è per questo che bisognerà avere molta prudenza, soprattutto nei rapporti con gli altri. Le decisioni importanti vanno rimandate più in là. Non permettete a nessuno che non abbia le doti e i titoli sufficienti
di dirvi come comportarvi per raggiungere i vostri obiettivi. Se oggi vi siete svegliati con il piede sbagliato, le altre persone potrebbero notarlo subito ed evitarvi per tutta giornata. Cercate di non giocare troppo con i sentimenti delle persone in questa giornata. Potrebbero ripagarvi con la stessa moneta. Proprio quando smetterete di giocare vi accorgerete troppo tardi di aver perso qualcosa di importante. Lasciate pure che una vostra amica commetta i propri errori, così come nelle stesse circostanze li avete commessi voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 10. Leone. Cari Leone, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 10 febbraio 2021, buone opportunità per chi è single. Potreste fare piacevoli incontri. Le stelle vi assistono, ma sta a voi dare il massimo e ottenere importanti conquiste. Capitolo lavoro. L'agitazione la fa da protagonista in questo periodo. Per il Leone questo mercoledì sarà una giornata piuttosto pesante. Sono tanti i pianeti opposti con cui si avrà a che fare e che provocheranno non poche difficoltà nella vostra vita. È probabile che le idee che partorite in questi giorni siano contrastanti con quelle di chi avete a fianco, ma bisogna fare attenzione a non uscirsene con qualche parola di troppo e a non scialacquare troppo i soldi. Pochi riusciranno a comprendere il vostro stato d'animo oggi e questo sarà a causa di una certa frustrazione. Abbiate la pazienza di attendere che le persone intorno a voi si accorgano che avete bisogno di rilassarvi e di non pensare a nulla per un po'. La ragione o il torto sono concetti molto labili e non assoluti, quindi dovete evitare di impuntarvi su una questione. Lavorare duramente vi aiuta sicuramente nei vostri intenti, ma potrebbe essere deleterio per la vostra salute voler pretendere troppo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 6. Vergine. Cari Vergine, in amore siete piuttosto diffidenti, magari perché il partner vi ha dato modo di perdere la fiducia nei suoi confronti. Per quanto riguarda il lavoro, fate le cose con calma, senza farvi prendere dalla fretta. Evitate discussioni con colleghi e superiori. Per il segno della Vergine questo è il momento ideale per iniziare a liberarsi delle proprie insicurezze in amore. Chi sta portando avanti una storia d'amore che non ha più senso di esistere la potrà chiudere con serenità per aprirsi al futuro con speranza. Spetta a voi decidere cosa volete e date spazio alle persone che lo meritano. Potete conservare i vostri soldi e la vostra amicizia allo stesso tempo. In ripresa le quotazioni economiche. Sarete affascinanti e intraprendenti, e nessuno sfuggirà alle vostre attenzioni. Sarà possibile anche la riconquista di un partner perso di vista. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia, oggi i pianeti dalla vostra parte saranno tanti e favorevoli, per cui basta avere solo un po' di pazienza per veder migliorare la cose. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione aiuta chi vuole rivedere il proprio ruolo in azienda o chi ha intenzione di confermare un accordo. Il segno della Bilancia ha una giornata molto proficua in un mese che sarà molto promettente, a patto, però, che ci si metta in gioco. Le stelle incoraggiano a richiedere qualcosa sul lavoro o ad allargare le proprie conoscenze, ma il lavoro va fatto in prima persona. Guardatevi attorno e agite. Cordialità comunicativa e competenza brillante, in mostra in piacevoli conversazioni. La giornata di oggi porterà una ventata di freschezza che vi permetterà di guardare avanti senza troppi dubbi ed incertezze. Potrete risolvere egregiamente molti problemi professionali e rafforzare il rapporto con i colleghi, superando incomprensioni del passato. Qual è la ragione della vostra calma? Una grande conoscenza del vostro lavoro e la padronanza dei vostri mezzi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 7. Scorpione. Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 10 febbraio 2021, cercate di mantenere la calma. Questo non è il periodo migliore per mettersi contro qualcuno, soprattutto se si tratta di persone di spicco. C'è troppo nervosismo nell'aria. Il segno dello Scorpione ha una giornata in cui dovrà usare un po' di prudenza. Il lavoro provoca tensioni, soprattutto nelle collaborazioni con colleghi, e forse questo è dato dal fatto che si è arrivati a una stanchezza esagerata di dover fare sempre le stesse cose. Reagire con rabbia,
Però, non è la soluzione e non risolverà le cose. I vostri sentimenti su una relazione importante ma irripetibile meriterebbero di essere elaborati e archiviati una volta per tutte. In questa giornata sarete coinvolti in alcune discussioni che vi toccheranno profondamente l'animo e che non potrete condividere con chiunque. Purtroppo, quando si lavora, alcuni compiti sono più difficili di altri. Oggi è toccato a voi il fardello più pesante. Ma presto tutto tornerà alla normalità, sia al lavoro, che a scuola, che a casa. È inutile che cerchiate di scappare dai doveri che vi attendono, tanto prima o poi dovrete affrontare la realtà. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 7. Finanze. 6. Benessere. 7. Sagittario. Cari Sagittario, durante la giornata di oggi Venere sarà dalla vostra parte e porterà incontri importanti in amore. In generale una situazione molto positiva in ambito sentimentale. Capitolo lavoro. Si prevede una giornata molto particolare. Cercate di mantenere la calma. Il segno del Sagittario oggi è alla ricerca di nuovi stimoli d'amore. Le stelle aiuteranno, ma qualche dubbio potrebbe emergere se si è in coppia da molto tempo. Cresce in voi la voglia di guardarvi intorno per trovare nuove emozioni, ma fare attenzione a non mettervi nei guai. Accettate la generosità degli altri, ed imparate un po' da questa. Potrà esservi utile in futuro. Momenti di intensa serenità attendono chi è in coppia. La vostra espansività oggi potrebbe esservi molto d'aiuto e servirvi per allacciare alcuni rapporti importanti per il vostro lavoro. Mettete l'abito più professionale che avete, perché vi si presenteranno molte occasioni e dovrete essere impeccabili. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 7. Finanze. 6. Benessere. 6. Capricorno. Cari Capricorno, oggi, 10 febbraio 2021, in amore chi è singolo si è lasciato da poco è molto diffidente in ambito sentimentale. Toglietevi dalla testa l'idea che non potete mai più trovare una persona adatta a voi. Per quanto riguarda il lavoro, i problemi non mancano. Il segno del Capricorno è pieno di forza e vitalità oggi e questo è dato da una bella luna nel segno. Questo mercoledì andrebbe sfruttato per mandare avanti un lavoro e trattare nuovi affari, perché si potrebbero ottenere risultati sorprendenti. Non perdete il treno solo per riflettere fino all'infinito prima di fare una scelta. Va bene pensarci su, ma a volte è meglio cogliere l'attimo. Qualche responsabilità in più non potrebbe farvi che bene, oltre a potervi apportare enormi vantaggi, sia per voi che per la vostra famiglia. Vi sentirete in ottima forma fisica e mentale oggi, pronti per partire alla carica in ogni direzione. Fascino abbandonante, in grado di sedurre chiunque attorno a voi. Stimolanti occasioni in amore, per nuovi rapporti o riappacificazioni, se appartenete alla terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 10. Finanze. 9. Benessere. 10. Acquario. Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, Venere è di nuovo nel segno e favorisce le coppie. Per quanto riguarda il lavoro, in vista tante novità, per chi ha cambiato da poco la propria attività, non è facile ambientarsi ai nuovi ritmi e impegni. Risposte nei prossimi mesi per chi ha questioni legali. Per l'acquario questo è un mercoledì che richiederà una grande cautela. Con tutti questi pianeti nel segno c'è una grande responsabilità e il rischio che si corre è quello di diventare irruenti nelle scelte. C'è una grandissima voglia di stravolgere la vita e avere più libertà. A questo desiderio va gestito con intelligenza. Attenzione anche ai soldi. Cercate sempre di essere spontanei e vedrete che vi divertirete. Le persone single non saranno deluse dalla giornata di oggi, perché avranno conosciuto persone interessanti o comunque gettato la base per nuovi incontri destinati a dare buoni frutti in futuro. In campo lavorativo sarete pronti a donarvi anima e cuore ad un nuovo progetto, soprattutto se proveniente da una persona in cui riponete la vostra stima. Questa giornata sarà all'insegna della socializzazione ed il lavoro vi darà molto da fare. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 5. Finanze. 5. Benessere. 5. Pesci. Cari Pesci, ci sono parecchi problemi in amore che è il caso di risolvere al più presto. Evitate discussioni inutili con chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro,
Vi sentite un po' esclusi da alcuni colleghi. Andate dritti per la vostra strada. Per i pesci è arrivato il momento di dare libero sfogo ai propri sentimenti. Chi è single da molto tempo dovrebbe iniziare a guardarsi intorno, perché a fine mese Venere sarà nel segno. Sono tanti i nati pesci che potrebbero scoprirsi innamorati di qualcuno. Momenti dolcissimi e coinvolgenti in campo sentimentale. Questa sarà la giornata più adatta se dovete affrontare un discorso importante con il partner, che riguardi la vostra vita insieme, nel futuro. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. Se avete la costanza e la determinazione giusta, potete raggiungere i vostri obiettivi senza bisogno di alcun aiuto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.